Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi, dopo aver saccheggiato abbondantemente la tradizione campana delle pizze, mi permetto di porgere a voi una piccola cosa, una piccola perla dello street food sardo in tema di pizze. Si chiama la pizzetta al taglio sarda. Praticamente si tratta di un piccolo trancio che appartiene a una pizza in teglia la cui idratazione è intorno al 65-67% e che è caratterizzata da una buona componente di olio e da una normalissima farina di supermercato, in quanto l'intero processo dal momento in cui si impasta al momento in cui si cuoce dura più o meno 8 ore, quindi non ha particolari esigenze. È buonissima e tutti noi sardi ci siamo cresciuti e ci cresciamo, nel senso che tutte le pizzerie da noi, quelle che non hanno per capirci il posto per sedere ma che vendono all'asporto, si chiamano tipicamente pizzerie al taglio perché tutte fanno anche questo tipo di pizza. Quindi praticamente si tratta di preparare una teglia un po' particolare che viene abbastanza dorata sul fondo ma lasciata morbida sopra e che poi, una volta che è pronta, si divide in pezzi che vengono sovrapposti, poi tagliata in ulteriori pezzi e venduta uno alla volta a cifre abbastanza contenute. Fin da bambini noi abbiamo conosciuto queste pizzette, sono saporitissime e la loro caratteristica è di essere abbondanti nel condimento, che è molto semplice, semplicemente pomodoro e mozzarella, quindi nulla di più facile, però l'abbondanza sia del pomodoro che della mozzarella rende ricche e gustosissime queste pizze, che vengono involte in una semplice carta oleata e portate a spasso dai giovani o da chiunque e mangiate mentre si cammina. Quindi, mentre i napoletani hanno la pizza a portafoglio, noi abbiamo la pizzetta al taglio sarda. E io ve la presento in questa videoricetta, chiamiamola così, che spero di aver reso molto semplice, come semplice è effettivamente la preparazione. E naturalmente vi raccomando di provarci e magari di farmi sapere come vi è andata qui oppure su Facebook, perché secondo me farete contenti tutti quelli, insomma, che gravitano intorno a casa vostra, perché è una tipologia di pizza veramente molto buona. Adesso ci spostiamo con calma nella tavola a fianco a me e seguiamo tutto il processo dal momento in cui iniziamo a impastare, poi faremo riposare l'impasto, poi la stesura, il condimento, la prima cottura, l'aggiunta della mozzarella e la seconda e ultima cottura. Scriviamo gli ingredienti delle pizzette al taglio alla sarda. Voi potete tranquillamente mettere il fermo immagine e prendervi gli appunti. E ora passiamo subito a pesare. Prima di tutto la farina, poi l'acqua, l'olio, il sale e infine il lievito. Iniziamo la lavorazione sciogliendo il lievito all'interno dell'acqua. E dopo aver fatto questa semplice operazione, iniziamo a rovesciare alcune cucchiaiate di farina all'interno dell'acqua col lievito. Giriamo, amalgamiamo in maniera abbastanza grossolana e continuiamo ad aggiungere farina. Riprendiamo a girare. Naturalmente tutta questa procedura è ampiamente tagliata, come potete immaginare. Abbiamo già aggiunto il sale e ora è il momento dell'ultima farina. Non appena il cucchiaio di legno inizia ad avere un po' di difficoltà, passiamo subito a maneggiare con le mani.
cerchiamo di far sì che l'impasto raccolga tutta la farina. Quando questa ha iniziato a verificarsi, arriva il momento di aggiungere anche l'olio e lo facciamo subitissimo. Ne aggiungiamo prima una parte e cerchiamo di farla assorbire dall'impasto e quando poi questa parte è stata assorbita passiamo ad aggiungere l'altra parte. Anche in questo caso dobbiamo maneggiare un po' per fare assorbire anche questa parte di olio. Ognuno qui può tranquillamente impastare come meglio crede. L'importante è ottenere il risultato di un impasto che pian piano assorbe tutta la farina rimasta e anche tutto l'olio. Ormai ci siamo, possiamo togliere l'impasto e poggiarlo sulla tavola e qui lo lavoreremo per circa 10 minuti finché non diventerà abbastanza elastico. Tenete presente che l'impasto resterà comunque un po' appiccicoso, quindi vi potrete aiutare con un tarocco o con una spatola, come credete voi. Quando diventa troppo appiccicoso, per l'appunto, non abbiamo altra scelta che ricorrere a un tarocco. L'importante è ricomporlo poi nella classica palla. Qui la tiriamo un po' per allisciarla, un po' come si fa con l'impasto della pizza napoletana. Lo raccogliamo nuovamente, una piccola pirlatura e lo mettiamo a riposare. Questo impasto riposerà più o meno una mezz'oretta. Lo copriamo. Dopo mezz'ora riprendiamo l'impasto. Togliamo la pellicola, lo rovesciamo e come potrete vedere è molto meno appiccicoso e assai liscio. Facciamo delle piccole pieghe, un po' come vogliamo, poi lo tiriamo nuovamente e come potete vedere tra un attimo l'impasto è diventato veramente molto liscio in appena mezz'ora di riposo. Ora lo sistemiamo nuovamente nella ciotola di vetro, lo copriamo con una pellicola e lo lasciamo a lievitare per circa 6 ore. Dopo 6 ore, oltre a molte bolle, è anche cresciuto di dimensione ovviamente. Questo è il momento in cui passiamo a oliare un po' di carta forno che abbiamo messo sopra la teglia, ma se volete potete oliare direttamente la teglia. Il risultato non cambierà, anzi, forse oliando la teglia avete meno seccature nel manipolare la carta forno. Con le mani stiamo mettendo l'olio un po' su tutta la carta forno e rovesciamo l'impasto. Dopodiché iniziamo la vera stesura, prima di tutto con i polpastrelli finché è possibile, tanto l'impasto è molto cedevole, e poi ci aiutiamo proprio tirandolo, cercando proprio di raggiungere i bordi della teglia. Non deve rimanere nessuno spazio vuoto. Piano piano facciamo così su tutti i lati finché non siamo arrivati a questa situazione. Occorrono circa 2-3 minuti, un po' di pazienza, niente di più. Tiriamo bene anche gli angoli. E direi che possiamo ritenerci soddisfatti. A questo punto
dobbiamo semplicemente coprire con della pellicola trasparente e lasciare riposare per un'altra ora. Nel frattempo portiamo il forno a circa 200 gradi. Una volta che è passata l'oretta e il forno è già ben caldo e stabilizzato, togliamo la pellicola e mettiamo la passata di pomodoro. Per la pizzetta al taglio sarda occorre che il pomodoro raggiunga i bordi. Nessuno spazio dell'impasto deve rimanere scoperto. Con un po' di pazienza portiamo quindi la passata di pomodoro fino ai bordi. Di pomodoro ne potete mettere quanto ne volete, dipende dal gusto. Ci sono da noi pizzerie che ne mettono un'esagerazione, pizzerie che ne mettono un po' meno. In generale, più pomodoro e più mozzarella c'è, e più sarà gustosa la pizza. Dopo il pomodoro, è il turno di mettere un buon filo d'olio che copra più o meno tutta la superficie della pizza. E ora possiamo andare veramente in forno. La cottura durerà 10 minuti. Il forno deve essere uniforme, non ventilato, e la pizza va sistemata alla base. Qui naturalmente tagliamo un po' tutto e arriviamo direttamente quando la pizza è già quasi pronta. Potete vedere che è cresciuta abbastanza. E ora può essere tranquillamente estratta dal forno. Stando attenti a non bruciarci, la portiamo sulla tavola e iniziamo a sistemare la mozzarella. Anche la mozzarella va disposta in piccoli pezzetti su tutta la superficie della pizza, senza lasciare nemmeno un punto libero. E quando abbiamo fatto questo, ritorniamo in forno per quel paio di minuti che mancano a completare la cottura. Ancora una volta mettiamo la teglia in basso. Qua diciamo, io vi ho detto 2 minuti come orientamento, ma naturalmente dipende dal tempo in cui la mozzarella si scioglie. Non occorre nient'altro perché la pizza è già pronta. Vedete, qua la mozzarella si è sciolta e quindi possiamo tranquillamente togliere la pizza ancora una volta, la portiamo sulla tavola, la leviamo dalla teglia e la appoggiamo su della carta forno. E ora prepariamo il vero taglio, cioè la pizzetta al taglio. Si fa così, tagliamo anzitutto in due metà. Poi le due metà le tagliamo a loro volta. Iniziamo dalla prima. La tagliamo in altre due metà. E poi in pezzi. Quanti pezzi dipende da noi. I pizzaioli sardi a volte tendono a risparmiare e fanno uscire più pezzi di modo da vendere più pizzette. Una volta che abbiamo fatto questo taglio, mettiamo una parte sull'altra e questa è la vera pizzetta al taglio. Ripetiamo l'operazione. Tagliamo nuovamente in pezzi. Nelle teglie dei pizzaioli sardi ci sono i segni di questi tagli che vengono utilizzati come punto di riferimento quando la teglia viene estratta dal forno. Quindi sono sempre tutte uguali le pizze. Ve le faccio vedere. Devono essere quindi ben dorate sul fondo e morbidissime dentro. Vi invito a provarci. Per il momento vi ringrazio di essere stati qui fino a questo punto a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre su questo canale.